insomma, ciao ragazzi, benvenuti alla live di Formula 1 2020 Cina. Sono in party con i miei amici, quindi voi non li sentite, ma io sì. Non sono pazzo psicopatico, ogni tanto che parlo con qualcuno e non è rivolto verso voi, ragazzi. Lo so che funziona così. Anzi, dopo facciamo un po' di live di Call of Duty. Devo anche andare avanti a Sackboy. Sì, ti sto dicendo te. Quale? Ma finire Sackboy tante ore, eh. Però sì, adesso voglio platinare Sackboy, anche se è molto difficile, mi hanno detto. È difficile perché c'è una sfida che devi fare tutte le sfide, 7 sfide, 10 sfide, 12 sfide, quello che è, e devi farle tutte Dobbiamo assicurarci che tu sia in una grado di dietro gestire le l'altra. gomme nel giro, quindi cerca di ridurre l'usura nelle curve. Presta particolare Sfida attenzione quando tempo, acceleri all'uscita dalla curva. già ho fatto il lungo. Vai ragazzi, Cina dovrei conoscere. Sì. Come mai? Il Formula 1 è spettacolare. Sì, lo sento sotto. Non sta interagendo con noi, ma c'è. La gomme è perfetta, raga. Ecco, questa curva qua prendo troppo tardi. Devo ricordarmelo, dopo il rettilineo di prendere un po' prima. E anche questa magari se non vado completamente fuori. Test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Sì, fortissimo. Cos'era un bug? Momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Immagina se adesso esce il gioco, errore. Capita ogni tanto che... Ok raga, ricordiamoci alla fine di questo rettilineo. Vabbè, magari un pochino dopo.
Al 150 devo frenare, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Presa? Ecco ragazzi, bella. Prova gomme effettuate. Sì, dai. So che può venire la tentazione di concentrarsi solo sulla gara, ma dovremmo trovare un po' di tempo per terminare il programma simulazione qualifiche. Prova a completarlo prima della fine del terzo turno delle prove. Questo è il test della gestione dell'ERS. Raggiungi il tempo obiettivo mentre gestisci la carica della batteria. Più efficiente sarà perché non ci data nessuno. Durante il giro, maggiore sarà il tuo punteggio. Utilizzando il pulsante sorpasso, potrai massimizzare l'erogazione di potenza. Ma ricorda che questo consumerà rapidamente l'energia della tua batteria. Ok. Ma a livello di trofei, mister, per zombie di Call of Duty, si riesce a fare qualcosa secondo te o no? Riusciamo a farli o? Cosa dobbiamo fare? Perché sai che già non è... Vabbè. No. E parte quello? Quello è difficile fattibile, senza aprire altri posti, stare fermi finché... No, difficile. Programma completato, hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa. Addirittura. Quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Delle gomme, dai il massimo. Con questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. E vai, dai. Diamo il massimo, ragazzi. Malissimo, spray infatti.
Bella ragazzi, dai, è fatta abbastanza bene sto giro. Qui devo stare attento a non prenderla larga come l'ho presa. Dai, 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 tutto gas. Quanto è perfetto, no? Ok, test completato, ottimo lavoro. Wow. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Non male. Ok, ok, ok raga. Ci servono alcuni giri interi per permetterci di calcolare una buona strategia di gara. Dentro, dentro tutta. Sono un po' fuori, raga. Passo e stai facendo un DRS, vai. Ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Magari. Okay.
concentrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Bella raga, sono concentrato, eh. Facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Dai, 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 dentro tutto. Vai. E vai, DRS. Chiede a martello e 100 metri. Dai, dai, ultimo giro. Dentro, dentro, tutte le marche, vai, vai Ferrino. Dai, 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 vacci dentro, vacci dentro. Te l'ho tenuta dentro. Programma completo.
interpretato, hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa. Quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Wow! Volevo fare questa cosa, ma non andare a sbattere. Ok. Ok. No, dai. Guarda qua. Bella lì, bella lì, raga, vai Marco Drums e un po' di scaldiamo le gomme, spettacolo. Niente, vai che becchiamo i guanti d'oro. Figata. Wow, manca pochissimo per i guanti, raga. Passiamo le prime tre posizioni. Finito Cina, ok? Facciamo un po' di live. Su Call of Duty, mister? Non posso parlare che sto registrando, ma sai come la penso. Che dobbiamo fare? Che si deve fare, ragazzi? Che si deve fare? Non posso parlare in live, ma sai come la penso. Allora ragazzi, vediamo un attimo, poco carburante, io sto laggando, strano, wow. Esatto. Oh, da quando ho messo il lo stabilizzatore di corrente è uno spettacolo, sai che anche adesso è partito? Probabilmente a parte proprio i cali, ci sono dei cali di tensione. Sto parlando con te. Mister. Chi è? Davvero? Forza. Paura? Sì. Ma me l'avevi dato sul posto. E quindi? Top proprio. Top. Top proprio. Caspiterina. Può fare tutte le porte, è veramente difficile. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione sul DMS. Ma vedi che poi alla fine siamo sempre tutti tre qua, mister. Cioè, non si riesce a trovare
alla fine c'erano sempre questi tre qua, non si riesce a trovare. Hai ancora margine su queste curve, curva 3, curva 11, curva 13. Cosa? Non te l'ho detto perché. Eppure a casa, in serio. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Piterina. Ma chi? Qualcuno per foggio? Ma la gente non è così, cioè vogliono che ci si collega, certo orario, bla bla bla, tutti i giorni, no? Uno quando c'ha voglia, sai com'è? Cioè capisci? Io può essere che una sera ci sono, ma l'altro magari c'ho i cassini da fare, o le mie live, o... non ti capisco, non li cerco neanche sinceramente, tipo la verità, anche perché adesso con tutti i dati che sono usciti, sono quelli da finire, sono io il primo che devo, che magari non ci sono, capito? Adesso vediamo un attimo, sto facendo la seconda gara di sessione, sennò poi ci metto un attimo, tanto poi con i ragazzi posso riprendere il video quando voglio e lo finisco dopo. E facciamo 3, 4, 5 particelle forti, eh? A me piace proprio. Frena Ferrarino. Vero, so, però poi dopo tu vai a letto. Posso registrare anche dopo. Tanto non è live, è registrato questo. Perché ho visto che la Formula 1 piace. Mi riguardo nei video di Formula 1. Poi questo qua è veramente fatto bene, eh? Graficamente è... Io voglio vedere quello che ci sarà poi sulla PS5. Se già così si vede che è un PS4. Anche se ti devo dire una cosa, che a me sembrava, quando ce l'avevo sulla disc della Play, a parte che era più veloce proprio caricamento, mi sembrava che si vedeva anche un po' meglio. Era tipo una semi-ottimizzazione, capito? Non era proprio una patch PS5, però... magari è solo un'impressione, ma... pensavo di essere stato bravo su Cina, ma... non può cagare. No, ho saltato anche il DRS. Confermo la sosta al termine di questo giro. Perché? Ah sì. Per quello che ti stavo dicendo, se valeva la pena prendere il pass, ma il consiglio vero, perché con 10 euro mi compro un gioco intero, capito? Giro le scatole e comprare una roba che poi non li vale. È quello. Ma a parte quello, cosa dà? 4 armi in più che non hai e... cosa dà? 4 skin? Cioè, capisci? Ma senza comprarlo comunque ti dà 4 stupidate e vai lo stesso su di livello, giusto? Vabbè, il livello c'è però. Per riparare i danni della vettura. Ma volendo loro. Questo è veramente, questo sono il Natale, ci sono tutti i mega scontoschi, eh. Risparmio carburante. Esegui il lift in costa ogni entrata in curva per risparmiare il massimo. Magari c'è qualche bel giochino che posso farci la live piuttosto che un pass, capito? Scusami, chi è che sei te?
sono venuto addosso, colpa mia. Ah, tipo qui, la macchina quella rosa, non mi ricordo mai che libreria è. Sono andato addosso proprio palesemente, scusa, che sorpresa. Ho fatto un attimo. Tanto ragazzi, è arrivata Olivia. Sai che non ho mai capito la prova del carburante. Ecco, mi è venuto addosso. Ripeti, grazie, c'è un'interferenza. Ripeto, mi è venuto addosso. Allora, vediamo un attimo. Freni. Lo so, però. Con i stessi soldi comprerei un gioco proprio intero, se magari non costa 9 euro ma costa 15, capito che è. Il finire l'ho preso anch'io perché comunque ci sono anche i vittori, però non so. Beh, adesso è arrivato al livello massimo. Adesso sul passo della macchina si sta arrivando un sacco di roba. Bello. Bello, grazie. Quel giro non era ben eseguito, devi migliorarlo. Hanno dato questo mese. MotoGP 2020. Control. Vabbè, io l'ho già fatto qua, lo sono riuscita. Poi c'è quell'altro lì tipo giapponese di Atarina, che non mi ricordo come si chiama. Infatti adesso voglio fare i video anche di là, magari il sabato me lo faccio portare su, lo sposto registro, poi lo pubblico. E poi qual era l'altro che ho detto che era Atarina? Vabbè, con l'orrore del coaster, se mi piacciono quei giochi lì. Dai, sì, ma nel consumo benzina è impossibile, cioè io consumo troppo benzina. Bisogna fare scacchi, scacchi di Harry Potter. Ho fatto la, già che stavamo giocando a scacchi, ho fatto la due video di Sackboy. Ma stai seguendo il mio canale tu? Ragazzi, seguite il mio canale, mettete il like. Ho pubblicato un sacco di poco di video ho pubblicato, perché quelli con Sackboy, ragazzi, li sto facendo con Zane Boy. Se mi dà una mano, perché okay, sono veramente bene a sufficienza in quel giro, ridenta. No, il pane è un bordello. La carne è un bordello. Bisogna farne uno o due al giorno. Uno o due al giorno bisogna farne. Eh sì, ma così, eh. Perché se no non ci viene nessuno. Che devo vedere uno che fa un video alla settimana. Però cioè, vedi che gioco tanti giochi diversi, no? Quindi praticamente se qualcuno vuol venire a vedere vede un bel po' di giochi, no? Perché adesso
per essere diverso dagli altri, cioè, i video che vuoi frutto li fanno praticamente tutti. Ma sto giocando io, per dire, adesso sto facendo la Cina, no? Se io lo faccio tra due giorni, capisci che ci stava vedendo io che corro in macchina e dice, vabbè, scusami, ho fatto Melbourne e qua adesso la Cina dov'è? Se capisci quello che voglio dire. Questi risultati vanno bene, anche se potresti sicuramente fare di meglio. Dopo gioca... Ciao! Una seconda volta. Il nostro miglior giro è 1.38,8. Vuoi facciamo qualcosa? Io non lo sento, Franci. Ciao. Ciao Franci. Mi senti, Franci? Ah, grazie allora che non mi cagli. A quanto pare fai un po' di fatica su queste curve. Curva 6, curva 14. Proprio la prima curva subito. Scusate ragazzi, eh. Gasly. Gasly. Oh. Siamo un po' lenti su queste curve. Curva 6, curva 14. Perfezionare ogni curva. Ricordati che prendendo bene diverse curve di fila otterrai un bonus costanza.
Nessuno rosso, dai, dai, ragazzi. Bella, bella raga. DRS. E vai! Non cagniamo l'ultima mappa. Ah, l'ultima, l'ultima, l'ultima corsa, fantastico. Si vede che conosci bene questo circuito. Si vede che conosco bene. È Cina, casa mia, oh. A bello. Oh, ho fatto un danno. Un bel danno ho fatto. Le preparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di danno. E vai. Voglio il guanto del pass. No, davvero. Rivediamo per 40 punti. Alla fine della sessione. Con i primi 40 punti. Ottima giornata. E tu che ne dici? Al momento allora. Chi nomineresti come tuo rivale numero uno? Ah. Vabbè. 3004. Ti sei impegnato molto in prova. Stavi testando qualche novità? Resistenza. Power unit, per forza. Ottimo, ed è tutto. Vabbè, andiamo a fare il giro veloce, ragazzi. Cioè, ecco, con la pioggia. Non ci credo. Con la pioggia non ti va un cazzo. Ma un operatore che scegli tu o loro? Un operatore che scegli tu o te lo danno loro? Ah!
Ma tutti i giorni, ragazzi, adesso, se vi collegate al sito della Ubisoft, di roba. A me hanno regalato... Come non è vero? È tre giorni che lo faccio. Allora, prima Legion mi ha regalato una... Penso che era dentro con chi ci aveva il pass. Una missione in più. Sì, il sito Ubisoft. E su Assassin's Creed mi ha dato un vestito e due vestiti, mi sembra. Esatto, che cos'era l'altro gioco? Tutto, mi sembra, boh. Ogni giorno danno roba. Ho fatto anche lo screen, dopo te lo faccio vedere. Legge. Che cosa? Ma stai parlando con me? Gli ho detto a tua mamma di collegarsi, che ti dava la roba di... Che cosa? Che cosa? Ma chi? Sei andato nel sito? Adesso poi ti mando il link dove regalano. Allora si vede che devi andare nel sito del... non ubisoft.com. Vai in cardina in Assassin's Creed, in Legion, devi andare nei singoli. Come finire la gara te lo mando. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. 10 minuti. Io volevo il Formula 1 con gli adattativi, ragazzi. L'acqua non tiene una sega. Con l'acqua, ragazzi, è veramente difficile stare in pista. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Andiamo un po' anche gli altri, ragazzi.
Verstappen. I tempi sul giro si accorciano, pare che le condizioni in pista siano in via di miglioramento. Con queste condizioni, con le gomme intermedie, vai sul sicuro. Gomme intermedie, vi dice il meccanico. E vai. Sono ancora primo, vai. Andiamo veloci, ragazzi. Sì, vi ha dato i soldi? Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Adesso speriamo che ci sia il sole per fare. Qualifiche? Ok, scelta gomme, ci siamo, tentativo unico, andiamo in pista. Vai, vai Marco. No Marco, no! Scusate ragazzi, scusate! Power unit. No, no, errore mio, errore mio.
in realtà era già finita il weekend. Macchina distrutta. Vai, 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 gas. Tutto gas. Dai, 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 gas. Bella lì, bella lì. Vai, vai, dai! Magnifico, sei in pole position. Bella ragazzi! Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni. Bella ragazzi! Al prossimo video per la gara. A dopo!